Armamento. Bentornati a tutti su questo video di Dantes Hardware. Io sono Patrick e scusate per l'audio perché il computer non c'ha la scheda video, non trovo il microfono lavalier, quindi dovete accontentarvi dell'audio della camera, purtroppo oggi vi chiedo scusa per questo. Allora, nuovo video un po' particolare: come farsi il cinema con 300 euro in casa. Avete capito bene, un cinema 5.1. Allora, partiamo dall'intro, diciamo. Parliamo di un cinema di qualità media, medio-bassa, ovviamente. Quindi parliamo di uno schermo sul muro che possa essere più o meno sui 100-120 pollici. Cosa ci offre il mercato? Allora, io ho optato per delle soluzioni nuove ed usate, ovviamente. E ci ho avuto una gran botta di culo, fra l'altro. Allora, partendo dalla cosa principale, dal proiettore, esistono vari tipi di proiettori in commercio, più o meno economici. Ce ne sono alcuni migliori, ce ne sono alcuni peggiori, ma solitamente sulla fascia di prezzo fra le 100 e le 200 euro si può arrivare a trovare un ottimo proiettore con luce LED 720p che è scalato a 1080p. Proiettori 1080p reali sotto i 100 euro a LED non ce ne sono manco cinesi, ma un 720p comunque ci dà un'ottima resa, anche perché comunque rispetto ad un proiettore professionale non è così facile regolare il fuoco per mettere a fuoco tutte le scritte. Magari avremmo un punto in cui una scritta è meno messa a fuoco su un angolo, mentre più messa a fuoco in mezzo, ma parliamo di cose piccole che non ci rovinano la visione di un gioco o di un film. Magari ci possono dar fastidio se dobbiamo fare questo proiettore per scrivere su Word, per compilare un file Office, ma non per un gioco o per un film. Detto questo, comparto audio. Come facciamo col comparto audio? Un 5.1 mi direte, beh, un 5.1 costa, insomma. Certo, ci sono le soluzioni all-in-one, come quelle di Creative, gli Aspire 5.1, che sono economiche, con 70-80 euro ti riporti a casa un 5.1 analogico. Cosa vuol dire analogico? Analogico vuol dire che tu c'hai i tre jack, che sono canale sinistro, canale destro, uno, canale destro anteriore e posteriore, canale destro posteriore, il secondo, e il terzo jack, canale centrale e subwoofer, quindi sono divisi in questo modo. E da lì, se tu hai un computer, che comunque tu usi un computer, te porti fuori l'uscita audio e c'hai le tre uscite. Però se tu hai un lettore DVD o un lettore Android, comunque un altro tipo di apparecchiatura, media center, che non ha queste tre uscite, come fai? O questo tuo 5.1 c'ha un ingresso doppio canale che tu puoi usare tramite un virtual surround, ce ne sono di vari tipi, c'è il virtual surround del Dolby, c'è un altro codec, ora non mi ricordo il nome, oppure devi trovare un prodotto che comunque sia di media qualità, che però abbia un ingresso SPDF in o ottico, di modo che tu puoi trasmettere il segnale Dolby DTS, come nel caso di una PlayStation o di un Xbox, direttamente poi al decoder, che questo decoder o centralina, come si chiama, lo trasmette in analogico al 5.1. Parliamo delle centraline Dolby, che sono carissime. Ora, la mia gran botta di culo, tra l'altro, è che mi ero recato circa l'anno scorso, perché questo progetto io l'ho cominciato a fare circa un anno fa, poi l'avevo lasciato perdere per altre cose che c'erano da fare a casa, poi è stato male mio babbo e ci ho avuto un sacco di cose da fare, poverino, si è rotto un femore a Cuba, poraccio, con mamma, erano in vacanza e da lì ha tribolato tre interventi, quindi ho dovuto lasciare stampo tutto, ma adesso l'ho ricominciato e lo finiremo oggi. E praticamente, dicevamo, ho avuto una gran botta di culo, perché sul mercatino dell'usato a Corciano, che è il negozio qui vicino, mi sono trovato un kit 5.1 analogico, quindi da abbinare comunque a una centralina Dolby, della Cherwin Vega. Per chi conosce l'audio, Cherwin Vega è una marca coi controcoglioni. E questo kit 5.1 era ovviamente di qualche anno fa. Era senza il telecomando, però aveva il subwoofer amplificato, 12 watt per cassa più 22 watt per il subwoofer. Un'ottima amplificazione con dei finali ST e
dei condensatori Panasonic, quindi ma fra l'altro anche un bel prodottino. La scheda di amplificazione è circa così e infatti è dissipata per circa 60 watt totali, che vanno benissimo. Ma quanto l'ho pagato? Raga, l'avevano lasciato al mercatino a 22 euro. 22 euro. Cioè io quando l'ho visto, io, ma questo 22 euro costa il pezzo? No, 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 è tutto il kit. Solo 22 euro. Sicuri, Fu preso, portato via subito a casa. Nel frattempo avevo trovato un'inserzione su subito.it di uno che vendeva un sistema Dolby Digital, un Dolby Digital di una marca che è la Kineo. La Kineo è una marca cinese che fa dei prodotti clonati dai, diciamo, da quella marca più, molto più ottima e blastonata che era Onkyo, no? Però comunque anche la Kineo né l'home non va male. Diciamo che un suo sistema 5.1 con delle cassine così e la centralina te la paghi sui 250 euro. Beh, questo vendeva tutto il kit 5.1 con la centralina, che fortunatamente aveva i connettori a parte, quindi poteva anche essere da standalone tutto, a 40 euro. Sicché l'ho chiamato, l'ho preso. Arrivato l'amplificatore del sub, quindi con tutto, era bruciato. Funzionavano solo due casse. Ma io manco io ho scritto perché non me ne fregava un cavolo, dato che avevo già un sistema 5.1 ottimo, e l'ho preso. Io ho passato tutti i cavi, ho fissato gli altoparlanti già, ma ancora ci credete che tutt'oggi, da ad oggi, io ancora non l'ho acceso. Ho acceso solo un paio di volte il proiettore. Non so manco si vanno ste casse. Allora oggi ci mettiamo giù e famo tutti i collegamenti, così vediamo. Si funziona tutto. Mi sono comprati i fili, che non ce l'avevo ancora. E vedremo. Allora, lì abbiamo la centralina, che è quella lì sopra, quella nera. E quello invece è l'amplificatore. Poi, io praticamente ho comprato una vernice e ho praticamente verniciato il muro con questa vernice leggermente grigia fatta appositamente per il proiettore. Le altre casse praticamente le abbiamo qui, ne ho fissate due, sono una, due, ho passato delle canaline al muro e poi di qua abbiamo il proiettore che ho fissato al muro e questo proiettore, fra l'altro, se andiamo a leggerlo, è un Hawk-Eye, che comunque è la stessa marca della Fly-Yale, sono tutte marche che utilizzano lo stesso proiettore ed è un proiettore che integra standalone un sistema operativo Android 7.0. Quindi comunque può essere usato anche standalone, la cassa sua fa schifo, però c'ha un'uscita audio volendo. E ho passato tutte le canaline, poi abbiamo gli altri due satelliti posteriori che li possiamo vedere, uno lì dietro e uno eccolo qua. E ho cercato di piazzarli praticamente di modo che fossero allineati il più possibile. Qui abbiamo tutti i nostri cavi che abbiamo preso, che adesso andremo a collegarli e vedremo se funziona. Ovviamente il nostro piccolo Xeon che d'ora un po' vi userò come media center e come anche console, perché comunque con la 980 Ti posso tranquillamente permettermi di giocare con un proiettore che mi elabora l'immagine a 720p, che tanto non me ne accorgo perché è un proiettore, non è uno schermo con i pixel. E quindi ecco. Allora, qui adesso passiamo ai collegamenti. Praticamente questo è il servo in Vega, e mentre questo è il la centralina. Allora, vediamo che cosa abbiamo. Allora, per quanto riguarda il servo in Vega, abbiamo qui gli ingressi, quindi ha un ingresso AUX, un ingresso TV e poi c'ha gli ingressi che vengono o da un computer o da una centralina come questa, che sono centrale, subwoofer, surround left, surround right, front left surround, front right surround. Qui il CD ovviamente, quindi noi dovremmo collegare le uscite che vengono da qua a qua e queste poi andranno alle casse. Il subwoofer ovviamente ci dà la possibilità di collegare anche un ulteriore subwoofer amplificato, mentre lui ce l'ha già di serie ed è un passabanda. Allora, per quello che riguarda la centralina, qui abbiamo la nostra centralina. Praticamente abbiamo un ingresso ottico, un ingresso coassiale, due ingressi analogici e le tre uscite che vengono elaborate dal processore, che possono essere elaborate sia che abbiamo un Dolby Digital o che abbiamo un ingresso classico ottico, e lui le elaborerà, come ci scrive qua, anche in Dolby Prologic. Come vedete, lei è disponibile con tutte le funzioni
Quindi volumi dei vari canali, addirittura ritardi temporali per centrare la scena, quindi un ottimo processore di suono, devo dire. Speriamo che funzioni. I collegamenti da fare sono, li facciamo insieme. Allora, questo è front left, front right. Quindi front left, front right, sono così. E uno. Poi il centrale è rear left, rear right. E l'ultimo ovviamente è quello che ci concerne il canale centrale, il subwoofer, che è questo connettorino arancione giallo. Ed ecco qua il collegamento fra la centralina e l'amplificatore è a posto. Per quanto riguarda l'ottico, ragazzi, io dovrei avere l'uscita ottica sulla P6TD. E difatti c'è. Eccola qua, ve la faccio vedere adesso. Ci prendiamo l'uscita ottica della scheda madre con il cavo ottico, che è questo. Glielo ficcamo di qui. E poi questo altro cavo lo dobbiamo inserire qui, su questo ingresso ottico. Che ecco qua, inserito. È un po' duro da mettere. Così anche il collegamento fra il media center e la centralina è a posto. Adesso dobbiamo solo collegare le casse e le alimentazioni. Devo dire che molto intelligentemente, quando ho fatto i cavi l'anno scorso, belli nastrati, sono saldati, però l'avevo isolati col nastro perché al tempo non avevo il tremere stringente. Io l'ho passati tutti su una canalina senza segnarli, quindi praticamente adesso dovrò collegarli a cazzo per capire qual è il segnale di ogni singola cassa. Conosco solo quello perché praticamente arriva da solo, poro Cristo, il subwoofer. Allora ragazzi, primi collegamenti fatti, adesso devo vedere se funziona il Dolby e sistemare praticamente i cavi dietro. Allora, abbiamo il nostro mouse e tastierina portatile, aspettate che mi metto qui in mezzo così lo vedete meglio. Eccolo qua. Allora, come potete sentire, praticamente va solo una cassa, perché è in Dolby e va quella sbagliata, quindi dovrò andare a vedere i cablaggi. Pare che va bene. Praticamente poi da qua, se accendo la luce, potremmo regolare teoricamente i volumi con la sezione listening mode speaker setup. Testa giusto. Questa è la cassa di qua a destra in alto. Questa è la centrale. Allora abbasserei un pochino. Che era veramente troppo alta. Poi questa va bene. E le posteriori vanno alzate perché non si sentono quasi niente.
Anche questa di qua va alzata. E sub, ok. Ok. Questo gioco è proprio noioso. Ah, non c'è niente di gratuito in circolazione. Ah! She's got some nice long hair and you know that she's a magic. All the boys stare at her. And she knows that she wears short skirt and a jacket. I just wanna get. No, una ragazza è ancora. 5.1 da Netflix, vediamo come si sente. Certo. Finiamo la nostra presa. Queste sono le scene di Hulk, vedi? Questo dovrò guardarlo, l'anime, sicuramente. Comunque, lo guarderò qua. Postazione completata, eccola. Devo dire anche, mi pare anche abbastanza ordinata, fra l'altro. Poi c'avevo quel cavolo di mausino con la tastiera che quando premo la P mi fa il 9, probabilmente dovrò riconfigurare l'aiuto dei comandi. Canale centrale, c'è tutto, il subbettino, il PC di lì sotto, bello comodo, che dovrò chiuderlo. Il nostro proiettore, le casse dietro, quindi 5.1 con un bel cinemino e tutto quanto sotto i 300 euro. Ma andiamo a rivedere un attimo i prezzi così facciamo il conto completo. Allora, abbiamo detto 25 euro il surround, quindi il kit 5.1. Pagato 45 euro la centralina, quindi 25 più 45 euro fa 70. Il proiettore, che sono 160 euro, che può essere anche stand alone, fra l'altro. Quindi poi qui sotto, sui commenti, sulla descrizione, troverete anche il link dove trovare il proiettore al prezzo migliore di Amazon. Questo modello che è ottimo. Quindi siamo a 70 più 160 fa 230 euro. Dopo vogliamo metterci, vabbè, 50 euro fra cavi, canaline e tutto quanto, che ho esagerato, l'ho tirata fuori. E fanno 270-280 euro. Il proiettore è già stand alone, quindi non vi serve nessun'altra cosa per poter guardare film, quello che vi pare. Se volete, ci potete collegare un computer con l'ingresso ottico, ci potete collegare il telefono, poiché una centralina del genere è dotata di un sacco di cosine, un sacco di ingressi. E già avete un bel Dolby 5.1 di qualità, fra l'altro, questa è stata una botta di culo, però si possono trovare prodotti di qualità. La Kineo stessa fa un kit simile a questo, non così potente, ma abbastanza potente per un ambiente da 70 metri quadri, a 110 euro nuovo, fra l'altro, con quella stessa centralina. Quindi è un ottimo sistema. E niente, se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, il cinema sotto le 300 euro in casa, ovviamente serve anche lo spazio, lasciatemi un like, condividete il video, iscrivetevi al canale, unitevi al nostro gruppo Discord, al nostro gruppo Telegram e a Facebook. Ciao a tutti da Dantes Hardware, ciao ciao! Armamento.